È stato approvato con i voti della maggioranza il piano di dimensionamento scolastico che riguarda entrambe le province molisane. Si è astenuta la Fusco Perrella. Il Consiglio regionale ha dunque fatto passare con qualche modifica il documento alla presenza di numerosi sindaci. Non tutti sono rimasti contenti. Il dibattito in aula c'è stato. Un atto necessario, ha spiegato il vicepresidente della Giunta regionale Michele Petraroia, ma non sufficiente, c'è ancora da lavorare. Comunque non si può andare a Roma senza alcun piano. Aver superato 84 autonomie scolastiche, ha detto ancora, di cui 41 sottodimensionate assegnate in reggenza a dirigenti titolari presso altri istituti, ha segnato un primo passo verso la normalità con 54 dirigenze su cui però bisogna ancora lavorare per adeguare agli standard ministeriali. È importante e utile che la Regione si dia un dimensionamento scolastico anche per adeguarsi alle normative nazionali. Poi il messaggio che noi vogliamo trasmettere è che si apra un confronto con una legge regionale sull'istruzione che recepisca anche i mutamenti del titolo quinto. Su questo, insieme alle organizzazioni sindacali, con il Ministero, le province e i comuni, possiamo lavorare anche in consiglio per dare una prospettiva di razionalizzazione e di modernizzazione della scuola del Molise. L'istruzione ha un valore importantissimo per lo sviluppo di un territorio e la collaborazione con le istituzioni locali e l'università è essenziale, ha dichiarato Petraroia. Faccio i migliori auguri al magnifico rettore, ma anche alle rappresentanze del mondo produttivo e del partenariato locale. Io credo che noi dobbiamo investire molto sulla conoscenza e sul miglioramento, anche applicando le tecnologie digitali all'interno della scuola dell'obbligo. Abbiamo investito 5 milioni di euro sulle sezioni primavera, sulle scuole dell'infanzia e abbiamo rilanciato l'obbligo formativo e la formazione continua e la formazione permanente con due bande, 1,4 milioni e 1,5 milioni. La formazione può rappresentare la leva su cui il Molise del domani può essere più competitivo e può vincere la sfida anche sui mercati.